Si parte e sarà il Lugano a dare il calcio d'inizio. Vi ricordo che si gioca per il diritto ad affrontare il Benfica nella finalissima di domani, dopo la vittoria per 1-0 dei portoghesi sul River Plate nella prima semifinale. Primo pallone giocato in fase difensiva da Lugano, che subito subisce la pressione di Morsillo Fernandez, che costringe Cruezio ad avvicinarsi addirittura alla bandierina. Poi la giocata da parte di Ilic, che cerca di lanciare immediatamente il pallone in avanti per Gabriele Salvatore. Palla che termina fuori, non riesce Salvatore a giocarla nel modo migliore. Interessante, mentre c'è, come potete forse sentire, grande tifo per il Lugano sugli spalti. Il Lugano è la squadra che ha partecipato all'organizzazione di questo torneo, quindi ovviamente un seguito particolare sugli spalti qui dello stadio Chicciato. Amirzade ha lasciato il pallone a Novoselski. Amirzade, fra i giocatori migliori di questa squadra svizzera, ha segnato 2 giorni fa un gran gol quasi da metà campo. Eccolo qui Amirzade, che per poco non perde palla, ma il Lugano si salva bene e lo fa con Locorotondo, che cerca la percussione, supera individualmente la metà campo, poi costretto però a fermarsi perché è chiuso da 3 giocatori dell'Atletico. Si va allora ancora da Amirzade, che a sua volta è chiamato a sfuggire all'aggressività degli spagnoli. Manca di un soffio l'anticipo l'Atletico con Alberto Franco Ruiz, e allora è ancora il Lugano che può giocare questo pallone con Amirzade. Lo scambio con Novoselski, in due a chiudere sul giocatore russo del Lugano, poi Amirzade cerca di andare in profondità, non può arrivare però Locorotondo, la palla termina fuori. Abbiamo detto anche in occasione della partita precedente, è interessante anche la tattica che usano alcuni allenatori, che non mandano in campo subito i giocatori migliori e quelli più prolifici, ma aspettano il secondo tempo. Attenzione intanto a Morsillo Fernandez, che lotta uno contro uno con Cruesio. Fa un ottimo lavoro il difensore del Lugano nell'utilizzare il suo fisico. Palla che poi termina fuori su deviazione del Lugano, rimessa per gli spagnoli. Se ne incarica Héctor Paniagua Vaquero. Difende il pallone in mezzo a 2 giocatori avversari, Morsillo Fernandez, che poi termina a terra, fermato bene dal bel lavoro della difesa avversaria. Ancora l'Atletico con la palla recuperata subito da Viso Velasco, e poi il fallo su Héctor Paniagua Vaquero. Diciamo di queste scelte tecniche, Bacquetil, il numero 12 centravanti del Lugano, è stato fin qui chiaramente quello che più ha creato fastidi alle difese avversarie con la sua velocità e anche con il modo in cui vede la porta. Però Bacquetil non viene schierato in campo dall'inizio quest'oggi, mentre c'è la conclusione della distanza di David Arsaboiero con il pallone che termina a lato. Lo vedremo sicuramente a partita inoltrata. Non penso che la causa sia qualche problema fisico, perché anche ieri la tattica è stata la stessa. Bacquetil dentro solo nel secondo tempo per approfittare degli avversari quando sono già un po' stanchi. Rincorsa al pallone vinta la difesa dell'Atletico con Javier Díaz Igual, che arriva prima rispetto al numero 10 Nicola Ilic, anche se poi l'ultimo tocco è del giocatore del Lugano. Rimessa per l'Atletico, Morsillo Fernandez arretra per cercare di controllare il pallone e subisce il fallo di Ron Cruezio. Calcio di punizione per i colchoneros con Héctor Paniagua Vaquero pronto a incaricarsene. Il suo pallone calciato in avanti all'indirizzo di Morsillo Fernandez, che riceve con le spalle rivolte alla porta, deve tornare da Héctor Vaquero. Ancora Morsillo Fernandez, un'altra sponda questa volta per Díaz Igual. Il tentativo di giocata da parte di Viso Velasco, che però perde palla, possibilità di contropiede per il Lugano. Pallone però un po' troppo corto, quello calciato da Gioele Salvatore, e non si tramuta in nulla di buono. Adesso in due a mettere pressione proprio su Salvatore, che deve scaricare alle sue spalle per Cruezio. C'è spazio per Novoselski, che va via in percussione centrale. Novoselski cerca di servire il numero 10 Ilic. Adesso l'Atletico che riparte con Alberto Franco Ruiz, che salta un paio di avversari, cerca Morsillo Fernandez, lo anticipa bene Amirzade. Ancora Lugano, si gioca su ritmi altissimi con continui capovolgimenti di fronte. Locorotondo cerca di andare in avanti da Ilic, anticipato però, e poi il fallo. Calcio di punizione a favore dell'Atletico Madrid. Ritmi davvero altissimi in questa prima parte di gara. Si sente che la posta in palio è importante e che entrambe le squadre ci tengono molto a raggiungere il Benfica in finale. Vi ricordo che a seguire ci saranno qui sul campo del Chicciato tutte le gare per le posizioni
dalla quinta alla dodicesima, con in campo anche Roma e Juventus. I giallorossi lotteranno per un posto fra il quinto e l'ottavo, la Juve invece dovrà accontentarsi del gironcino di consolazione. Bersaglio sfiorato dalla lunghissima distanza nel frattempo dall'Atletico Madrid, con la punizione calciata da Héctor Paniagua Vaquero, che qui rivediamo, palla che scende e termina sulla parte alta esterna della rete. Davvero un gol sfiorato dalla lunghissima distanza per il numero 3 dell'Atletico, che adesso riparte ancora con questa percussione. Franco Ruiz in area di rigore, fermato all'ultimo momento utile, poco prima di calciare da Novoselski, poi rimane a terra infortunato l'attaccante dell'Atletico. Ottima giocata di Novoselski, che ha scelto benissimo il tempo dell'intervento per non dare la possibilità a Franco Ruiz di mettere il suo piede sul pallone. Subito forse un colpo al viso Franco Ruiz, qua rivediamo tutto, eccolo qui Franco Ruiz servito, arriva Novoselski che toglie il pallone dal piede mentre il giocatore avversario sta per calciare. Poi c'è anche questo scontro ed è lì che si procura il leggero infortunio il numero 7 dell'Atletico, che però si è già rialzato ed è pronto a restare in campo per partecipare a questa situazione di palla inattiva. Pallone per Franco Ruiz che ci va di testa ma non riesce a infilare la palla all'interno del secondo palo. Subito il rinvio da parte del portiere del Lugano Criezzi, che scambia con Cruezio. Poi il colpo di testa da parte della difesa dell'Atletico con Dias Igual. Ancora Novoselski che va da il capitano Amirzade, cerca di lanciare Ilic che aggancia il pallone, lo tiene in campo, prova a portarlo poi verso il centro, cerca di superare con un dribbling Vaquero Paniagua, poi finiscono a terra entrambi. L'Atletico cerca di spazzare via per Morsillo Fernandez, da dietro arriva molto bene Novoselski per fermarlo, ma è ancora l'Atletico che può ripartire. Attenzione alla percussione di Arsaboiero. Arsaboiero fuori di un soffio, occasionissima per l'Atletico Madrid. Arsaboiero si è fatto quasi tutto il campo con questo grande sprint sulla corsia centrale, è arrivato forse un po' poco lucido sotto porta perché lo specchio sembrava completamente aperto. Qui c'è fuori gioco, tutto fermo sull'assist di Morsillo Fernandez per Franco Ruiz. Qui rivediamo l'occasione di Arsaboiero, grande percussione centrale, lo specchio della porta è abbastanza aperto, lui cerca di angolare il più possibile la sua conclusione e calcia a lato. Sicuramente questa grande corsa gli ha tolto un po' di lucidità al momento di andare al tiro, forse anche il fatto di avere di fronte un portiere che ieri nel quarto di finale con il Chelsea ha fatto davvero tanti miracoli per tenere il Lugano a lungo in partita, forse anche questo ha condizionato un po' la scelta sul tiro da parte del giocatore dell'Atletico. Palla persa dalla difesa svizzera, contatto Morsillo Fernandez, fermato molto bene da Mirzade che ci mette la solita personalità per annullare l'attaccante avversario. Grande torneo per Milad Amirzade, nato il 1° gennaio del 2006, quindi fra i più anziani fra virgolette tra i partecipanti a questo torneo. Attenzione al tentativo di Viso Velasco di andare da Paniagua, che non può evitare che la palla termini fuori. Rimessa per il Lugano, primi 8 minuti e mezzo di gara, ancora non si sblocca la situazione nella seconda semifinale del Venice Champions Trophy 2017. Possibilità ancora per Franco Ruiz, area di rigore, conclusione diagonale fuori di un soffio. Adesso sta davvero rischiando grosso il Lugano perché le occasioni stanno arrivando a grappoli per l'Atletico. Franco Ruiz molto bravo a superare questa volta Amirzade, che fin qui aveva fermato tutto, in questo caso però è stato saltato dal numero 7 dell'Atletico. Ancora il Lugano perde palla, in questo momento dominio totale degli spagnoli che stanno controllando il match sotto tutti i punti di vista. Rimessa laterale per l'Atletico, serie di batti e ribatti, poi ancora un colpo di testa verso Morsillo Fernandez, seguito come un'ombra dalla difesa avversaria, in particolare proprio da Amirzade. Palla che termina fuori, rimessa con le mani per l'Atletico. Morsillo Fernandez non trova lo spazio per calciare, poi riesce ad andare al tiro che viene murato. Franco Ruiz prova a restituirgli il pallone, ma il Lugano che ha la possibilità di andare via in contropiede. In campo è appena entrato Vaquetila, che è molto veloce. Eccolo qui Vaquetila che va via tutta la difesa avversaria. Vaquetila, ancora lui,
1-0 Lucano, era appena entrato in campo e come ieri contro il Chelsea sigla il gol che apre le marcature. Lucano 1 Atletico Madrid 0. Paquetila imprendibile, quando usa la sua velocità va a esultare davanti alla telecamera insieme a tutti i compagni. Il gol di Paquetila, 1-0 Lucano. Guardate la velocità di questo ragazzo che si beve tutta la difesa e poi con il piatto destro supera il portiere dell'Atletico Ceballos. E questo gol arriva in contropiede dopo una fase di gara in cui gli spagnoli stavano letteralmente dominando con una grande quantità di occasioni create. Lugano avanti e adesso l'Atletico sarà costretto ulteriormente a sbilanciarsi. Occhio ai contropiedi, perché ripetiamo, con Paquetila in campo ogni volta che si perde palla e che il Lugano ha la possibilità di giocare in campo aperto può diventare pericolosissimo, può segnare un gol. Atletico che ha avuto le sue occasioni e le ha fallite, ma la partita è ancora molto lunga ovviamente. Attenzione al tentativo di inserimento da parte di Franco Ruiz che viene fermato dalla difesa avversaria, poi scivola a terra Novoselski, calcio di punizione per il Lugano. Paquetila straordinario nel modo in cui anche in questa partita, come aveva fatto più volte anche nelle precedenti, ha sfruttato questa opportunità in campo aperto. Ma attenzione perché perde palla Mirzade, l'Atletico lotta per riconquistarla con Vaquero Paniagua. Pallone poi calciato in avanti all'indirizzo proprio di Paquetila e attenzione ancora alla velocità del numero 12. Paquetila, suggerimento in mezzo, conclusione, il 2-0 firmato Alessandro Locorotondo. Il Lugano raddoppia al 12esimo minuto del primo tempo, 2-0 Lugano sull'Atletico Madrid. Continua a sorprendere questa squadra svizzera che fin dall'inizio di questo torneo ci ha fatto vedere delle grandissime cose, restando sempre concentrata, credendoci sempre fino alla fine. E qui Locorotondo è bravissimo nel controllo a superare, a evitare la difesa di Arsa Boiero. Guardate come praticamente riesce a incollare la palla al piede e poi batte il portiere Nacho Utrero Labrador. 2-0 Lugano sull'Atletico Madrid, non si ferma più la squadra svizzera. E adesso vediamo come reagirà mentalmente quella spagnola che fin qui non è certo stata abituata a trovarsi in svantaggio, anzi ha sempre comandato bene o male le gare che ha giocato, ma quest'oggi ha dovuto fare i conti in questi primi 12 minuti contro un Lugano attento, determinato, concentrato e capace di punire in due occasioni consecutive, prima con il contropiede di Paquetila, poi con il 2-0 firmato Locorotondo. Riparte l'Atletico che deve adesso azzerare tutto, ricominciare da capo e concentrarsi, perché stava davvero dominando nel momento in cui il Lugano ha segnato. Sembrava che l'inerzia fosse tutta sulle spalle degli spagnoli. Adesso invece ovviamente deve recuperare dal punto di vista mentale una certa sicurezza l'Atletico. Díaz Igual allarga il gioco verso la corsia di destra dove c'è la possibilità per gli spagnoli. Ancora si lotta su questo pallone, lo allontana dall'aria il Lugano con Joele Salvatore, ancora un possibile contropiede. Deve stare attentissimo l'Atletico a non lasciare spazi su queste ripartenze perché ogni volta può davvero essere fatale. E chiaramente in svantaggio 2-0 è ancora più facile che l'Atletico si sbilanci in avanti. Attenzione quindi davvero per gli spagnoli, che deve essere sempre altissima, non perdere palle in zone pericolose, continuare a lottare senza mai però sbilanciarsi troppo. Mentre qui è bravo Morsillo Fernandez a prendersi il fallo, a guadagnarsi questo calcio di punizione quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Sul pallone, sul punto di battuta va proprio Ivan Morsillo Fernandez, mentre sono in due giocatori che si posizionano in barriera per il Lugano. Il portiere Criesi dà indicazioni su dove sistemarsi. Morsillo Fernandez, l'Atletico Madrid accorcia le distanze, la pennellata su punizione di uno dei migliori marcatori di questo torneo. La palla colpisce il palo interno e si infila in rete e l'Atletico Madrid torna in partita dopo i due gol consecutivi subiti. Guardate la parabola quasi perfetta disegnata da Morsillo Fernandez,
non c'è potuto arrivare Criesi, che ieri aveva fatto diversi miracoli, ma questo onestamente era impossibile. E allora il match si riapre con l'Atletico che torna in partita, ma qui perde palla la squadra spagnola. Attenzione al solito contropiede del Lugano, questa volta si sviluppa un po' più lentamente anche perché c'erano più difensori a fermare la squadra svizzera, che infatti non riesce a combinare nulla di buono. Morsillo Fernandez, grande anticipo da parte di Cruesio, che legge benissimo la situazione, ma poi attenzione perché un po' scoperto adesso il Lugano. Ancora Morsillo Fernandez, area di rigore, lo ferma Mirzade che recupera benissimo su di lui, e poi il fallo di Morsillo Fernandez. No, non c'è fallo, è tutto regolare, calcia Morsillo Fernandez, ribatte Mirzade, la palla termina fuori, ritmi altissimi in questa fase di gara. Morsillo Fernandez sta crescendo, il gol gli ha dato ulteriore fiducia. È rimasto a terra Mirzade, che è stato colpito in testa dalla precedente conclusione di Morsillo Fernandez. E allora serve qualche istante per riprendersi al capitano del Lugano, che è stato molto bravo nell'azione precedente, perché l'uomo di Morsillo Fernandez è Cruezio, che però dopo l'anticipo sul numero 9 si era sganciato in avanti, il che significa che Morsillo Fernandez era rimasto praticamente solo. Mirzade è scalato sull'attaccante principale dell'Atletico con grande rapidità e con una lettura difensiva davvero ottima, e qui rivediamo proprio il modo in cui Mirzade ha frenato Morsillo Fernandez, che era stato abbandonato dal suo uomo, ovvero da Cruezio, per un attimo dopo che Cruezio si era sganciato in avanti. Mirzade ci ha messo una pezza e lo ha fatto davvero molto bene, si rialza, nessun problema per il numero 5 del Lugano, semplicemente la botta per essere stato colpito sul volto dal pallone. Il gioco riprenderà con la rimessa laterale a favore del Lugano, 3 minuti 20 secondi, ma credo anche qualcosa in più da recuperare prima della fine di questo primo tempo qui nella seconda semifinale del Venice Champions Trophy. La rimessa di Cruezio deve essere effettuata però da una posizione più arretrata, dice l'arbitro, e allora si deve ripetere tutto. Va Cruezio che prova a scambiare con Baquetila, ma la palla di ritorno del numero 12 è fuori misura, rimessa laterale in zona d'attacco quindi per l'Atletico. Morsillo Fernandez nell'angolino cerca spazio per mettere in mezzo questo pallone, lo chiude la difesa del Lugano. Attenzione però perché c'è questa opportunità di cacciare con il destro per Viso Velasco, respinto il suo tiro, e poi si alza la bandierina a segnalare il fuorigioco proprio di Morsillo Fernandez. 2 minuti e mezzo da giocare nel primo tempo, 2-1, gara davvero avvincente quella fra Lugano e Atletico Madrid, con il doppio vantaggio degli svizzeri parzialmente neutralizzato dal gol di Morsillo Fernandez. Qui dalla distanza il tentativo credo più di assist che di tiro in porta di Diaz Ugual viene neutralizzato dalla presa del portiere del Lugano Criesi. Momento ancora favorevole ad Atletico, adesso si è tornati su un copione più simile a quello della prima parte del primo tempo prima dei 2 gol svizzeri, con gli spagnoli che stanno cercando il pareggio sperando di ottenerlo prima della fine del primo tempo. Ovviamente sarebbe molto importante andare negli spogliatoi o alla pausa in parità. Morsillo Fernandez sfida Criesi, che risponde alla grande. L'abbiamo detto anche prima, il portiere del Lugano già ieri ci ha fatto ottenere diversi miracoli, e qui dalla distanza la conclusione è sul fondo. Doppia occasione, rivediamo la prima. Morsillo Fernandez calcia al volo con il piatto destro, ma l'istinto di Criesi è straordinario. Si oppone il portiere con un grande riflesso alla botta ravvicinata di Morsillo Fernandez. Un primo tempo davvero bellissimo. Attenzione perché il Lugano continua a perdere palla nella sua metà campo. Adesso l'Atletico è molto aggressivo. Pressione su Mirzade che deve andare da Cruezio. Cruezio, il pallone giocato in avanti per Novoselski, che controlla, si ferma, poi appoggia verso la corsia centrale. Tentativo di affondare da parte di Docco Rotondo, che viene fermato dalla difesa avversaria. Poi palla messa giù da Morsillo Fernandez. Ancora lo scambio Morsillo Fernandez per l'inserimento di Arzaboyero, e poi però calcia debolmente e la palla finisce innocua fra le mani del portiere Criesi. Ancora il Lugano fa tanta fatica adesso a tenere palla. Bel numero da parte di Viso Velasco, una Veronica a superare un primo avversario. Poi questa volta è l'Atletico che lascia il pallone agli avversari. Il controllo da parte di Garantola, poi Mirzade
che allarga per Bacuetila. A Bacuetila davvero basta, a volte poco, basta toccare uno o due palloni per essere comunque protagonista. Sua velocità è un'arma davvero micidiale per questo Lugano. Di Assigual va a sinistra a cercare Vaquero Paniagua, che vuole tornare dal numero 5 Viso Velasco per Vaquero Paniagua. Si ferma sotto la pressione portata da Bacuetila mentre scade il ventesimo. Vediamo quanto ci sarà da recuperare, penso almeno un minuto sì. Attenzione all'Atletico con il tentativo a destra di Arsaboiero, in tre a chiudere su di lui, compreso Garantola che poi lancia in avanti. Pallone deviato fuori, due di recupero indica l'arbitro, e qui rivediamo il tentativo da parte di Arsaboiero di saltare il numero 11 Garantola, che però è stato bravo a opporsi e a fermarlo. Se n'è già andata la prima metà del primo minuto di recupero. La rimessa per Amirzade, si lotta su spazi stretti e ancora l'Atletico è l'ultima squadra a toccare il pallone. Con le mani andrà sempre Amirzade. Il Lugano credo sarà molto soddisfatto se riuscirà ad andare alla pausa avanti 2-1. Bacuetila il suo controllo, attenzione a Morsiglio Fernandez, uno contro uno contro Cruesio che anticipa benissimo l'attaccante avversario. Sta facendo un grande lavoro il numero 15 del Lugano, perché non è facile contenere un giocatore che vede la porta così bene come Morsiglio Fernandez. Adesso sarà proprio il numero 9 della squadra madrilena a effettuare questa rimessa laterale, cerca Viso Velasco che prolunga di testa, palla che termina direttamente fuori oltre la linea di fondo. Ultimi 40 secondi del primo tempo, dei due minuti di recupero concessi. Tentativo di giocata, ma palla persa da Locorotondo. Riparte l'Atletico, Morsiglio Fernandez prova il numero, non gli riesce su Cruezio. E allora Pacuetila cerca di disturbare il lavoro di Vaquero Paniagua, che calcia in avanti su Morsiglio Fernandez mentre subisce un leggero infortunio. Rimane a terra il numero 3 dell'Atletico. Il cross per Morsiglio sfiora soltanto il pallone di testa e non riesce a indirizzarlo verso la porta, difesa da Criesi. Palla fuori e rinvio dal fondo per il Lugano, mentre siamo agli sgoccioli del primo tempo. Sono terminati i due minuti di recupero concessi. Criesi calcia in avanti verso Garantola che controlla, l'arbitro mette fine però in questo momento alla prima frazione di gioco. 2-1 per il Lugano. Pacuetila ha aperto le marcature, poi è arrivato il raddoppio di Locorotondo, Morsiglio Fernandez ha accorciato le distanze e ha riaperto una gara davvero entusiasmante con tante occasioni e tanto spettacolo nei primi 20 minuti. Piccola pausa per noi, poi ancora qui allo stadio Chigiato per raccontarvi il secondo tempo di Lugano Atletico Madrid. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo. Da qualche secondo, 40 secondi per la precisione, e Atletico Madrid che cerca subito di proporsi in avanti a caccia del gol del pareggio, con la conclusione che Criesi vola a disinnescare il destro da parte di Adrián Riquelme González. Lo rivediamo qui di prima intenzione, Criesi la mette in calcio d'angolo, corner battuto, Morsiglio Fernandez manca di un soffio la deviazione, il Lugano cerca l'opportunità di ripartire in contropiede ma la palla rimane nella metà campo offensiva dell'Atletico, anche se gli spagnoli non riescono a creare nulla di buono con Arsaboiero che non controlla. Il gioco riparte quindi con il calcio di rinvio per Criesi. La pressione portata su Cruezio, palla fuori, Atletico che adesso non sta davvero facendo giocare gli avversari, sta pressando su ogni pallone, Morsiglio Fernandez in mezzo a quattro avversari, ancora sguscia via, alla fine riescono gli uomini in maglia scura a fermarlo, in particolare Amirzade. L'intervento falloso, calcio di punizione a favore del Lugano, tantissima aggressività con cui l'Atletico ha cominciato questo secondo tempo, con la voglia di provare a cancellare subito il gol di svantaggio, ma il Lugano è un osso durissimo. Bacuetila riceve, spaglia la porta, cerca di andare via, ma adesso la difesa del Madrid gli sta riservando attenzioni davvero molto particolari, con Arsaboiero che lo ha fermato. Rimessa con le mani per l'Atletico, palla giocata in avanti, il velo da parte di Riquelme González. Amirzade difende il pallone, poi lo appoggia all'indietro verso il portiere Criesi, che per evitare rischi peggiori preferisce calciare fuori, perché l'Atletico in questo momento della partita è davvero molto aggressivo, non sta facendo giocare il Lugano e non sta facendo
neanche iniziare le azioni agli avversari, tanta pressione sta mettendo nella metà campo avversaria, rimessa con le mani, opportunità per Viso Velasco, colpo di testa, la palla rimane lì in area di rigore, c'è Morsillo Fernandez, l'arbitro interviene a sanzionare un'irregolarità commessa in area dall'Atletico prima della conclusione del centravanti nonché attaccante più prolifico della squadra spagnola. Qui rivediamo la spinta proprio di Morsillo Fernandez che si aiuta in modo irregolare, attenzione a Lugano, intervento arbitrale, fallo di mano credo di Garantola che si è aiutato regolarmente con il braccio nel tentativo di stoppare il pallone. Riparte l'Atletico con il tentativo sulla corsia di destra di Arsaboiero che lotta con Bacuetila, ferma fallosamente il numero 12, calcio di punizione per l'Atletico. David Arsaboiero, l'arbitro si avvicina per far rispettare la distanza chiedendo a Bacuetila di arretrare, è pronto Arsaboiero a scodellare il pallone in mezzo per i compagni compreso Morsillo Fernandez che accende un movimento, palla tesa verso il secondo palo, Criesi con il braccio di richiamo vola a mandarla in calcio d'angolo, credo che la palla sarebbe uscita lo stesso, però per evitare i rischi il portiere ci è arrivato comunque e ha di nuovo mostrato le sue grandi qualità. Qui è Viso Velasco che tiene in campo questo pallone per poi servirlo su Diaz Igual, Sverlov in campo con il numero 12, la conclusione dalla distanza, colpo di testa da parte di Cruesio a mettere il pallone fuori. Qua rivediamo la grandissima parata di Criesi che se, come diciamo, probabilmente la palla sarebbe comunque uscita. Morsillo Fernandez spalle alla porta, tiene palla contro Cruesio, arriva anche il raddoppio di marcatura da parte di Salvatore, palla scaricata fuori dall'area per l'Atletico che deve tornare a coinvolgere anche i difensori visto il buon lavoro difensivo del Lugano. Attenzione alla Mirzada che porta via questo pallone, cerca di andare in percussione e poi serve Garantola che mette in mezzo dove c'è però soltanto il portiere dell'Atletico Madrid Labrador che fa suo il pallone. Attenzione perché l'Atletico lo perde subito però con Maslarov che cerca di andare da Garantola, Labrador molto attento ad anticipare il numero 11 avversario e poi Bacuetila che commette fallo per impedire agli avversari di ripartire, fallo ai danni di Arsaboiero, lancio lungo di Arsaboiero, Morsillo Fernandez cerca di andare al tiro, palla deviata in calcio d'angolo dalla difesa del Lugano, corner per l'Atletico con Adrián Riquelme González, pallone che spiove in mezzo, troppo alto per tutti, c'è la conclusione da fuori, però il gol del pareggio 2-2, l'Atletico Madrid trova il pareggio con la deviazione sotto porta vincente da parte di Morsillo Fernandez, ha calciato Sverlov da fuori e credo Morsillo Fernandez, sì è stato lui, no non l'ha toccata Morsillo Fernandez, è stato un autogol, è stato un autogol questo, è il numero 15 del Lugano Cruesio, è lui che mette la palla nella sua porta, l'autorete di Cruesio nel tentativo di anticipare Morsillo Fernandez riporta tutto in perfetta parità ed è un peccato perché Cruesio ha fatto una partita straordinaria nel suo lavoro di contenimento sul più pericoloso attaccante avversario e proprio sul più bello ha commesso questo errore assolutamente comprensibile che costa il pari all'Atletico. Ancora Morsillo Fernandez che adesso è davvero scatenato e che si guadagna questo calcio d'angolo, la rimonta dell'Atletico dallo 0-2 al 2-2 quando siamo al settimo minuto del secondo tempo, conclusione murata, secondo tentativo da parte sempre di Arsaboiero, respinge la difesa del Lugano ma attenzione a Bacuetila, uno contro uno con Diaz Igual, arriva, scatta Garantola ma non riesce a servirlo Bacuetila e allora è l'Atletico che riparte, si gioca adesso con squadre piuttosto lunghe e ritmi molto alti in questo secondo tempo, il pallone diretto al numero 4 Arsaboiero non gli arriva nel modo giusto, palla deviata fuori con ultimo tocco dell'Atletico Madrid, cambi come sempre volanti per il Lugano, in campo va con il numero 3 Matteo Violini per la prima volta in questa partita, rimane sul terreno di gioco Bacuetila che come anche ieri nei quarti di finale il tecnico del Lugano Palatella ha messo in campo non dall'inizio ma dopo qualche minuto per sfruttare gli spazi che si sarebbero aperti quando la partita
sarebbe stata in fase più inoltrata e la scelta si è rivelata ancora vincente, perché Bacuetila, come ieri e come in tutto il torneo, è stato determinante nello spaccare le gare. Piccolo infortunio qui per il numero 7 del Lugano, Gioele Salvatore, che credo riuscirà comunque a restare in campo. Rimessa per Amirzade dopo 8 minuti. Bacuetila cerca di evitare Viso Velasco, viene chiuso anche dal numero 4, ovvero David Arsaboiero. Rimessa laterale per il Lugano, Bacuetila lascia l'incarico ad Amirzade. Amirzade che appoggia il pallone all'indietro verso il numero 7 Gioele Salvatore. Attenzione perché perde palla Morsiglio Fernandez, area di rigore, 3-2 Atletico Madrid, ancora Morsiglio Fernandez, è una doppietta la sua ed è rimonta completata per l'Atletico. Nel giro di pochi minuti la partita è cambiata dallo 0-2 al 3-2. Morsiglio Fernandez salta Cruesio ed è 3-2 Atletico Madrid. Rivediamo, forse addirittura è Cruezio che calcia il pallone, potrebbe essere un secondo autogol per lo stesso giocatore che già prima aveva infilato la palla nella sua porta. Peccato davvero, perché ripetiamo, Cruezio ha fatto una grandissima partita per un tempo e mezzo e poi è stato sfortunato, perché per due volte nel tentativo di anticipare Morsiglio Fernandez è stato lui a mandare la palla nella sua porta. Adesso attenzione perché l'Atletico è davvero in un momento di grande brillantezza e cerca di nuovo di affondare con Sverlov, fermato però il giocatore russo. Ancora il Lugano recupera palla con Gabriele Salvatore, Bacuetila non controlla. Buon lavoro della difesa dell'Atletico Madrid nel neutralizzarlo. Franco Ruiz adesso mezzo a un paio di avversari cerca di attaccare contro Salvatore, finisce a terra, palla persa, la riconquista immediatamente il Lugano con Maslarov, il suo appoggio verso Bacuetila, grande scelta di tempo difensiva dell'Atletico con Arsaboiero, ma ancora Bacuetila ha una nuova possibilità, cerca di dialogare, triangolazione che però non si chiude, complice il fallo commesso da Arsaboiero ai danni di Bacuetila. Calcio di punizione a favore del Lugano, siamo a metà secondo tempo, questa è una partita che ancora ha tanto da dire, c'è tanto da scrivere prima della fine di questo match. Amirzade l'appoggio all'indietro per Cruesiu, poi la palla restituita ancora allo sfortunato protagonista in questa partita, due autoreti, entrambe piuttosto simili nel tentativo di anticipare Morsiglio Fernandez. Per due volte il malcapitato Cruesiu ha spedito la palla nella sua porta. Maslarov, il pallone appoggiato in avanti su Bacuetila che è in posizione di fuori gioco, offside per il numero 12 del Lugano. E allora si ripartirà con questo calcio di punizione a favore dell'Atletico. Abbiamo rivisto, lo rivediamo qui, la posizione dell'attaccante del Lugano che è effettivamente di fuori gioco, corretta la segnalazione da parte della terna arbitrale. Rimessa laterale per l'Atletico, Arsaboiero cerca di scambiare, palla restituita al numero 4 che poi allarga per Morsiglio Fernandez. Morsiglio Fernandez cerca l'affondo, il cross verso il secondo palo, colpo di testa e l'Atletico segna ancora e si porta sul 4-2, la quarta rete degli spagnoli, 4 gol consecutivi e partita che è completamente cambiata dopo le due reti del Lugano. Il gol di Franco Ruiz, ma ancora Morsiglio Fernandez, il suo spunto irresistibile e poi l'incornata di Franco Ruiz, può soltanto sfiorare con la punta delle dita il pallone il portiere Criesi. Atletico che adesso sta dilagando e che nel complesso meritatamente ha ribaltato la partita nonostante la grinta, l'intensità difensiva di un Lugano che non ha mai mollato e sicuramente non mollerà fino alla fine. Ma l'Atletico con le sue qualità sta venendo fuori, già nel primo tempo sembrava in controllo quando il Lugano ha segnato quei due gol consecutivi che hanno chiaramente cambiato la partita, poi però la reazione dell'Atletico, i 4 gol di fila e adesso una partita apparentemente in mano agli spagnoli, anche se mancano ancora 8 minuti, sicuramente il Lugano ci regalerà ancora tante cose positive. Qui ancora un tentativo di Morsiglio Fernandez, la cui punizione termina però leggermente esterna rispetto alla porta difesa
da Criesi, cambio di portiere per il Lugano che ha alternato i suoi estremi difensori in tutto questo torneo con l'ingresso da parte di Zecca al posto di Criesi. Ancora un cambio anche per quanto riguarda i giocatori di movimento, va fuori con il numero 7 Franco Ruiz per l'Atletico Madrid e va dentro Quintana Montero con il numero 2 Amirzade, cerca di avanzare in percussione sulla corsia centrale, prova a evitare Viso Velasco, poi allarga il pallone per la conclusione da parte di Fodor che viene murata, tiene vivo il pallone però il Lugano lo perde e poi Fodor trattiene chiaramente l'avversario per impedire al numero 12 Svelov di ripartire. Momento difficile per il Lugano che ovviamente ha subito un po' psicologicamente le quattro reti consecutive segnate dalla squadra spagnola. Calcio di punizione che deve essere adesso ripetuto. L'Atletico manda in avanti i soliti attaccanti, Morsillo Fernandez riceve spalle alla porta, molto bravo a girarsi rapidamente, a coordinarsi, palla leggermente troppo alta ma conferma le sue qualità Ivan Morsillo Fernandez, che ha fallito di pochissimo il bersaglio Lugano che ci prova. Adesso in attacco c'è Matteo Violini con il numero 3 al fianco di Bacuetila. Fodor cerca Violini, prova la triangolazione con il numero 3, eccolo qui Fodor che si allunga un po' troppo il pallone, non riesce a evitare che la sfera termini al di là della linea di fondo. Lugano che ci sta provando con grande grinta, con grande determinazione come ha fatto per tutto questo torneo, ma l'Atletico adesso sembra in controllo. Quando mancano 5 minuti e mezzo alla fine di questa seconda semifinale, il portiere Labrador serve il pallone per Dias Iguala, attenzione Morsillo Fernandez, ancora lui, conclusione disturbata peraltro dal lavoro di Cruesio, palla raccolta con le mani dal portiere Zecca che la serve su Amirzade, avanza il capitano del Lugano, scatta Bacuetila, Amirzade tentenna per un po', viene rallentato da Montero Quintana ed è costretto a scaricare il pallone all'indietro per i suoi compagni. C'è in campo Di Corrado con il numero 8, adesso l'appoggio da parte di Di Corrado per Cruesiu, a destra il Lugano si propone, poi c'è un cambio gioco con la partecipazione all'azione ancora una volta da parte di Amirzade inseguito da Montero Quintana. Amirzade che poi allarga, tentativo di triangolazione con Violini e palla poi allontanata dall'Atletico Madrid, attenzione solito Morsillo Fernandez uno contro uno, arriva a raddoppiare su di lui anche Amirzade che lo ferma in modo deciso ma regolare, anche se resta a terra Morsillo Fernandez, forse ha subito un leggero colpo nel contrasto con Amirzade. Si rialza l'attaccante spagnolo con il numero 9, il gioco riprenderà con una rimessa laterale a favore del Lugano in svantaggio 4-2 in questa seconda semifinale. Vi ricordo che il Benfica aspetta la vincente di questa partita nella finalissima che seguiremo domani pomeriggio in differita su Sport Italia, dopo aver eliminato il River Plate vincendo per 1-0 la prima semifinale, quella disputata stamani prima di questo match. Sbaglia il Lugano, palla regalata agli avversari, Montero Quintana cerca spazio per andare al tiro, si porta nella di rigore, calcia con il destro, alla sua conclusione viene murata dalla difesa avversaria e nello specifico dal numero 8 Gabriele Di Corrado, corner per l'Atletico, 3 e mezzo alla fine. Il Lugano vede le sue speranze di proseguire nella miracolosa corsa fino a questa semifinale appese a un filo. Corner che l'Atletico si appresta a effettuare con 2 giocatori che sono lì pronti a saltare, pallone piuttosto alto, non ci arriva però Franco Ruiz e la palla termina direttamente fuori. Il Lugano riparte da Amirzade pressato dallo stesso Franco Ruiz, poi il tentativo di giocata da parte di Ilic, la palla messa fuori dagli spagnoli, ancora un cambio per l'Atletico, Riquelme Gonzalez torna sul terreno di gioco al posto di Viso Velasco. Di Corrado scarica all'indietro per Cruesio che cerca di avanzare, si sgancia, prova la conclusione dalla distanza senza però trovare la porta avversaria con il pallone che termina sul fondo.
e Labrador, il portiere dell'Atletico, che controlla la traiettoria e la sfera, come rivediamo in questo replay. Palla adesso irraggiungibile per Quintana Montero, che termina direttamente fuori. La rimessa da parte di Amirzade, l'appoggio all'indietro di Corrado per il portiere Zecca. Ancora Fodor, il suo appoggio, palla di ritorno per Fodor che cerca di lanciare in avanti verso Ilic. C'è l'Atletico però che riparte subito. Cruezio molto bravo a fermare l'opportunità offensiva di Franco Ruiz. Si salva il Lugano, che però mantiene due gol di svantaggio quando siamo a 1 minuto e 50 più recupero alla fine di questa seconda semifinale. Amirzade ha ricevuto l'appoggio da parte di Cruezio e ancora una volta la pressione dell'Atletico rallenta l'azione del Lugano. Cambio per la squadra svizzera con l'uscita dal campo di Fodor. Appoggio per Novoselski, che ha appena fatto il suo ritorno sul terreno di gioco. Eccolo qui Novoselski fermato, palla che Arsavoiero prova a spedire in avanti direttamente fra le mani del portiere del Lugano Zecca. Poi Amirzade, Di Corrado, perde palla ancora una volta l'Atletico con grande aggressività, non vuole lasciar giocare gli avversari in questa parte finale di gara. Franco Ruiz è sempre lì a disturbare sul nascere la manovra del Lugano. Ultimo minuto dei 40 regolamentari di questa partita, il tentativo dalla distanza di Miglian Madrogno termina fuori. Adesso Orsio Fernandez è stato rimandato in panchina a riposare un po' dopo che lui è stato sicuramente fra gli uomini più determinanti per l'Atletico in questa partita. Amirzade con l'appoggio per Cruezio, fa fatica però il Lugano adesso perché l'Atletico è molto convinto nel suo pressing. Molto bene Novoselski che ne salta un paio prima di terminare a terra. L'Atletico ha la possibilità di ripartire allora con Riquelme Gonzalez, che si allunga un po' il pallone, ciò favorisce l'intervento di Amirzade che lo ferma, e poi da Amirzade per Ilic, tocco in mezzo, c'è ancora Amirzade, palla troppo pigra, facilmente intercettata da Diaz Iguala. L'Atletico ci prova, palla di ritorno per Diaz Iguala, porta in fuota! E il gol che chiude la partita lo firma Adrián Riquelme Gonzalez, 5-2 Atletico Madrid, e questo è il gol che certifica la qualificazione alla finale del Venice Champions Trophy. Saranno Benfica e Atletico Madrid domattina a sfidarsi per il titolo, con l'Atletico che proverà a negare al Benfica il secondo trionfo consecutivo in due anni. Qui con la porta vuota il pallone spinto oltre la linea per il gol del 5-2 di Adrián Riquelme Gonzalez. Siamo agli sgoccioli, già quasi oltre il primo minuto di recupero, 20:50 sul cronometro. Ormai è pura accademia, palla recuperata ancora da un Atletico che non smette di essere aggressivo e pressante nonostante il risultato ormai già acquisito. E sono proprio gli spagnoli che giocano adesso il pallone in fase difensiva, ed eccolo qui il fischio finale. Sarà Atletico Madrid-Benfica la finalissima del Venice Champions Trophy dopo la vittoria per 5-2 degli spagnoli su un Lugano che però merita davvero tanti applausi, tanti elogi, perché ha disputato un torneo straordinario.